Vi sarà già capitato di sentirvi secondi a qualcun altro, nei rapporti di coppia, nel mondo del lavoro, sentire che il proprio partner nomina spesso la propria ex o la percepisce ancora nella sua vita quotidiana e questa cosa può veramente far male. Beh, oggi con questo video di risposta rispondo ad un vostro commento, nello specifico della buona Tamara, che mi ringrazia pure di aver commentato, ecco, una sua domanda nella diretta live di lunedì scorso. E prima di procedere, vi ricordo che stasera alle 21 c'è la mia live, sia su Facebook sia su YouTube. Ma veniamo subito alla sua domanda che lei mi pone rispetto a questo argomento. Io prendo solo l'ultima parte del suo commento. Lei dice: cercando di salvare mio padre per salvare mia madre, quindi un meccanismo familiare molto particolare, non faccio altro che cercare di salvare qualcuno, lei dice, che non è il mio compagno, ma è il compagno di un'altra. Papà era il compagno di mamma, non mio. Vabbè, infatti nella mia vita attiro uomini per i quali non sono mai la prima, uomini che sono già di un'altra o che hanno altre donne e cerco di salvarli, ma ovviamente poi li rimango. Io rimango sempre in disparte, sempre nascosta, sempre la seconda e queste storie non decollano mai, ma anzi, naufragano. Dolorosamente, beh, c'è un errore di ortografia. Vediamo il tutto, ovviamente, dopo la sigla. Quando leggo un commento di questo genere e sappiate che stracommenti e sessioni private è una delle cose, non dico la più gettonata, ma una delle più gettonate. Cioè, avere un partner che è ancora coinvolto soprattutto da un ex o da più ex. La cosa che fa più male sono i paragoni, per esempio, oppure in ambito lavorativo, vedremo tra un po'. Ma dove sta l'origine? Io già avevo trattato in modo un po' diverso questo argomento. L'origine risale, come sempre, io dico, un po' prima del parto, di quando siamo venuti al mondo, e un po' dopo, ma anche, diciamo, nei primi 7 anni si direbbe, primi 6 per essere più precisi. Una delle cose che caratterizza la donna, soprattutto quando si sente seconda, è il fatto che il ciclo mestruale, per esempio, può dare delle grandi indicazioni. Ovvio, qui parliamo di donne, ma questo video vale per tutti. Il ciclo mestruale a cosa serve sostanzialmente? Serve per marcare il territorio, già l'ho detto più volte, e a livello olfattivo far sentire al maschio, siamo su un argomento che riguarda il mondo animale, ma noi siamo animali come origine, e dice sceglimi. E a volte dico durante le sessioni che ci sono situazioni dove, per esempio, il tuo partner ti parla spesso o percepisci che è coinvolto ancora da dinamiche non risolte con un ex o che tu fai da amante, perché questa è un'altra tipologia, ma non molto diversa da quella che ho accennato dell'ex moglie, e vedi proprio situazioni dove voi donne soffrite di blocco del ciclo. Ma facciamo l'esempio, quello di un ufficio dove tu sei una dipendente, quindi parliamo di donne per ora, e il titolare è o maschio o donna pensata maschio, si dice a volte, quindi un atteggiamento talvolta che appare dominante, quantomeno in apparenza. Che cosa accade? Che dopo un po', due, tre donne nello stesso ufficio, ma per fare un esempio, ripeto, hanno il ciclo anticipato. E questo sembra agli occhi di molti come siamo sincronizzate come l'orologio, perché lavoriamo assieme, quindi siamo in sintonia. In realtà siete in profonda, sono in profonda competizione per la conquista del capobranco.
Ma chi ha originato il tutto? Sono stati i nostri genitori, come sempre qualcuno direbbe. Quando non ci si sentiva scelti da papà o da mamma, quando venivamo al secondo posto. Vi voglio fare un esempio. Ipotesi, tu sei sorella o fratello di un'altra persona e questa persona si è ammalata quando tu eri piccolina o piccolino, o anche durante, peggio ancora, la gravidanza quando tua mamma ti aveva in pancia. Questa malattia o questo bisogno di maggiori attenzioni per tuo fratello o tua sorella diventerà molto probabilmente un programma di qualcuno porta via l'attenzione o qualcuna porta via l'attenzione, perché prima guardavano me, prima erano centrati su di me, ora non più. Questo succede anche con ammalati tipo anziani in casa o altra situazione che ho accennato più volte, lutti di quel periodo o pensieri grandi dove il papà era per esempio lì che pensava ad una situazione difficile in ambito lavorativo. Poi si va a vedere quanto i due genitori si sceglievano l'un l'altro, cioè il papà faceva sentire la mamma, diciamo così, la regina, la principessa del focolare, o diciamo era distratto da un qualcosa, e la mamma faceva sentire il papà scelto un uomo come il migliore della specie che lei ha potuto selezionare tra i tanti. Questa è l'origine, in modo particolare, di questo dramma. Ma veniamo ora alla soluzione. Se è mancato in origine il sentirsi scelti o il scegliersi tra loro i genitori, noi possiamo intervenire percependo, e qui vi do un consiglio in ambito proprio in termini di tempistica per quanto farlo, ma parliamo di una cosa da fare per 3 minuti filati, se possibile, quando vi viene il desiderio o il bisogno, quindi non c'è un termine, diciamo, non c'è un numero di giorni prestabilito, però 3 minuti fateli passare, dove immaginate voi piccoli o anche in età oggi adulta, dove non è il partner a scegliervi, a farvi sentire, pardon, scelte o scelti, ma i vostri genitori. Immaginate prima di tutto vostro padre, che vi dice guardandovi dritti negli occhi: io ti scelgo, tu sei speciale. Il tu sei speciale non è lì a caso. Il numero 6 ha un suo significato in tutto questo ragionamento. Poi immagini tua madre che ti dice: tu sei scelta, scelto, ti ho scelto, tu sei speciale. E poi invertite le cose. O meglio, fate sì che vostro padre, nell'immaginario, lo dica a vostra madre. Con il nome, tu, moglie, tu, mia compagna, ti scelgo, tu sei speciale. Eventualmente altre parole che ci potete mettere anche di vostra fantasia. E poi è il turno di lei che lo dice a lui. Questo, detto soprattutto per 3 minuti, o percepito meglio, per 3 minuti, filati, va a lavorare dentro su quella dinamica che oggi non ti fa sentire, diciamo, importante per il tuo compagno, compagna o nell'ambito di lavoro, e anzi ti senti sempre seconda, come dice Tamara, e talvolta situazioni dove tu devi giocare, tra virgolette, a nascondino. Parlando ora di discendenti, è ovvio che se i genitori, i nonni, tutti noi, perché questo lo possiamo applicare anche rispetto ai nostri genitori con i loro dei genitori. La fantasia può spaziare. È ovvio che i discendenti non cercheranno, quantomeno come prima, di avere l'approvazione sociale o l'approvazione del partner, perché ce l'hanno già per loro natura. Quindi tenderanno ad attirare partners o aziende, colleghi, dove già questo problema è risolto. Ora, qui sotto tra i commenti sarebbe molto interessante che tu ci facessi sapere, così condividendo, ti è mai capitato
di sentirti seconda o secondo a qualcuno, qualcosa che ti ha proprio colpito dentro. E come hai affrontato questa situazione? Bene, come sempre, vi ricordo di mettere un bellissimo like a questo video e di iscrivervi al mio canale di YouTube se non l'avete ancora fatto, cliccando sulla campanellina. Vi ricordo inoltre che qui sopra da Facebook e qui sotto da YouTube ci sono tre link, come dico sempre. L'ultimo dei tre vi permette di accedere alla pagina del mio sito dove c'è il titolo della live della settimana, il calendario, i commenti che io guardo anche se in ritardo e poi ci sono gli altri due link. In ordine, il primo vi permette di accedere a questa pagina del sito dove avete due moduli. Il primo modulo per poter avere informazioni della mia responsabile senza impegno per poter fissare una sessione di sblocco. Sblocco inteso come situazione che ti sta bloccando attualmente in ambito finanziario, lavorativo, sentimentale e ricordo, come ho già detto nel video di ieri, che ci sono 2 mesi di coda attualmente, così sta la situazione. Quindi portate pazienza se c'è volontà. Si aspetta anche 2 mesi. Il secondo modulo invece, dove è previsto prima aver fatto una sessione di sblocco, attenzione, serve per poter accedere ad un ciclo di sessioni dove viene anche rilasciato a risultato raggiunto un attestato per attivare il talento della chiaroveggenza. È un ciclo piuttosto, diciamo, oltre che completo, che richiede un certo impegno. Perché la chiaroveggenza non è uno scherzo, è una cosa che richiede una certa preparazione. Poi c'è il secondo link lì, nella descrizione, che ti fa entrare in quest'altra pagina dove hai l'elenco dei miei videocorsi completi. Corso di lettura della matrice, corso di numerologia, sono proprio completi anche di dispense, sono delle dispensine che potete anche stamparvi. Questi videocorsi, come potete vedere, come dico sempre, sono metà slide, metà io che parlo perché sono stato registrato. Potete vederveli dal cellulare, dal tablet, dal computer. Vi arriva un'email con un link, dovete solo cliccarci sopra e in ordine numerato ci sono i video ed è identicamente uguale, cambia pochissimo a quello che è YouTube come impostazione della piattaforma. Bene. Vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video e al prossimo video, a questa sera per la live delle 21, un grandissimo abbraccio da FabioNezzac.net.